Ciao a tutti, oggi faremo i Mad Script. Come funziona? Dalla nostra regia, saluta regia. Ciao. Quella è la regia che parla. Dalla nostra regia ci faranno una serie di domande dove ci chiederanno un nome, un aggettivo, un luogo, il numero di telefono, l'indirizzo di casa. Noi risponderemo, segneremo le nostre risposte sul foglio e queste risposte finiranno nel copione della scena che faremo dopo. Poi capirete, è più facile vederlo che spiegarlo, anch'io non l'ho ancora capito, poi me lo fanno vedere e lo facciamo. E come sempre, se vi piacciono i nostri video, considerate di iscrivervi al canale. Anche se non vi piacciono, solo per sapere quando mettere non mi piace ai video, iscrivetevi comunque. Esatto. Iniziamo? Dai. Bene, allora, per scrivere le domande e risposte, tieni una penna. Grazie. Un'altra penna. Paolo, il calamaio. Regia, penna! Domanda numero... Partiamo dalla 1. Dalla 1. Okay. Oggetto di orientamento. Tu con cosa ti orienti di solito? Io con Google Maps. Pure io direi Google Maps. Google Maps. Vai. Oggettivo qualificativo legato al suono. Cacofonico. Cacofonico mi piace. Cacofonico. Elemento del paesaggio. Ciminiera. Ciminiera, ok. Secondo elemento del paesaggio. Un'altra ciminiera. Liquido. Lemon soda. Terzo elemento del paesaggio. Un idrante. Oggetto numerabile / oggetti. Oggetto numerabile. Biglia. Le biglie. Le biglie sono numerabili. Sono numerabili. Tu quante biglie hai, Paolo? Primo materiale. Primo materiale è la pietra. Secondo materiale. Sì, abbiamo detto materiale era dalla pietra al bronzo. Il bronzo e il rame. No, il rame prima. Rame. Terzo materiale. Ma il terzo abbiamo materiale. Detto il bronzo. Sì, ma è come un twist. Va bene, allora. Sarà il tungsteno. Tungsteno mi piace un sacco. L'era, la famosa era del tungsteno. Quarto materiale. Olè! Non finiamo più con sti materiali. Dopo il tungsteno. Dopo il tungsteno c'è il legno di teak. Elemento architettonico. No, una io prenderei un'aguglia. Un'aguglia. O un gargoyle. Un gargoyle. Il gargoyle è un bel elemento architettonico. Mezzo di trasporto. Monociclo. Un altro. A vapore. Luogo geografico. Kamchatka. No, Kamchatka. Cuneo. Cuneo. Cosa da seguire? Animale, elemento geografico, elemento del paesaggio. Nechidna. Nechidna. Nechidna è carino. Nechidna. La prossima. Metteremo un'immagine di un'echidna perché... Oggetto grande. Knuckles, un'echidna. Oggetto grande. Oggetto grande. Uno spillo di 3 metri. Sì, 3 metri. Spillo di 3 metri. Di lunghezza. E di 50 centimetri di diametro. Ok, così va bene. Alla punta. Esclamazione / intercalare. Boia pause. Boia pause, ok, così non dobbiamo censurarlo. Primo aggettivo qualificativo. Saccente. Aggettivo qualificativo numero 2, quindi il secondo. Pensa! Ah, meno male che me l'ha detto, eh! Secondo. Secondo. Secondo è un aggettivo. Che problemi avete? Il secondo. No, aspetta, non è il tuo qualificativo. Cazzo, numerale. E allora mettiamo secondario. Secondario, aggettivo qualificativo. Oggetto strano numerabile. Una marimba. È numerabile. Una marimba, 2 marimbe, 3 marimbe. Una marimba
color arcobaleno. Una marimba color arcobaleno. Mettiamo che poi la foto di cosa è una marimba nel caso. Aggettivo qualificativo della persona. Della persona, ok. Quindi una persona può essere... Puzzolente. Puzzolente, mi piace. Personaggio pubblico. Enzo Miccio. Ok, Enzo Miccio. Siamo all'ultimo, esclamazione verso la persona. Malandrino. Malandrino. Questo non è vero. Perché hai messo un punto dopo malandrino? Perché malandrino! Punto! Al massimo esclamativo. No! E dopo, beh, abbiamo concluso, quindi ci vediamo per la scena. Non so perché la scena è così. Tullio, è fatta! Che cos'è? Google Maps. È tutto proprio qui! Tu hai ancora Google Maps? La roccia cacofonica! La ciminiera! Hai tenuto Google Maps? Non potevi prendere un po' di cibo in più? Perfino quelle altre ciminiere! L'hai detto anche tu, poteva essere possibile ed è così! È davvero! Il Google Maps per Eldorado! Hai bevuto lemon soda, vero? Andiamo! Io non vado in nessun posto! Non mettere i piedi in quell'idrante per un milione di biglie! E se fossero... 100 milioni? Cosa? Pensavo solo che in fondo, visto che Eldorado è la città di pietra... Vieni al dunque. Insomma, rame, tungsteno, legno di tech, un tempio di pietra dove puoi cogliere pietra dai gargoyle stessi. Che roba. Ma tu non ci vuoi andare. Perciò rimettiamoci in monociclo a vapore e torniamocene a Cuneo. Ci è andata così bene l'ultima volta. Pausa Cuneo. Fermo. Un momento. Nuovo piano. Troviamo la città di pietra. Prendiamo la pietra e poi ce ne torniamo a Cuneo. E ce la compriamo! Sì. Così ti voglio! Coraggio, Tullio! Seguiremo queste kidna! Quale kidna? Le kidna che apriamo noi! Quelle kidna che apriamo noi! Eccola qui. Dove? Qui. Dietro lo spillo di 3 metri di lunghezza e 50 centimetri di diametro? Boia Faust, è proprio qui. Da qui? Qui sembra che... A quanto pare è Eldorado. Io... È il termine per... Io! Saccente, secondaria, marimba color arcobaleno. Ti dico una cosa, mi sento puzzolente. Perciò tu puoi averla da parte. Ma non credi che Enzo Miccio possa essere arrivato prima di noi? E cosa? Che abbia preso le marimbe color arcobaleno più grandi? Che malandrino! Ma Tullio, tu! Dobbiamo riflettere! Abbiamo fatto tutta questa strada e dovremmo... Monta! E che? Sul cavallo! Boia Faust, non fare quella faccia! Basta, mi sembra che ci sia un passo laggiù. Bene! Se il nostro video vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Soprattutto perché per il prossimo Mad Script a rispondere alle domande sarete voi. Nel primo commento qua sotto troverete le domande e lasciateci nei commenti le risposte che voi volete dare per la nostra prossima scena. Ciao! Ciao ciao!